Ben ritrovati finalmente dopo il periodo di sosta qui negli altri fantacalci. Partiamo subito da Sorair, dove in realtà qualcosina è cambiato perché adesso ho messo le squadre in varie modalità, contender, challenger, e sono squadre che non appartengono solamente ai vari campionati, solo Bundes, solo Liga, solo Serie A. C'è la Premier e poi puoi scegliere tra giocatori di varie squadre, ma anche di categorie tipo Serie B tedesca e altro. Comunque, questa è la squadra che ho scelto in Premier per questo weekend, che mi ha fatto 320 punti, quindi non male, anche perché non ha giocato il portiere, Sanchez non ha giocato, molto bene McAllister, che se non sbaglio ha fatto l'assist, Palmer ha fatto gol, sicuramente, forse doppietta, se non sbaglio, da capitano, quindi mi ha carriato la giornata utilizzando proprio un termine Italian English. Devo dire bene anche questa formazione champion, 353 punti. Allora, molto bene Mittelstadt, che con lo Stoccarda sta facendo una stagione incredibile. Wirtz sulla fatto, Lewandowski da capitano un po' deluso, Xavi Simons 70 punti, 1-0-0. In 1-0-0 sono tanti. Poi, questa formazione Challenger non benissimo. Allora, ho giocato anche con un in meno, perché Jesus Ferreira non ha giocato. 180 punti, avevo preso Diogo Costa, avevo preso Dest. PSV che avrà perso tipo la prima gara in stagione, e quindi me la sono presa in quel posto. Rafa Silva niente. Buanga da capitano qualcosina è riuscito a raccattare, però 180 punti abbastanza pochi, perché sono arrivato tipo 9 millesimo quasi su 9500, quindi abbastanza raccapricciante. E poi in questa sezione qui, contender, abbastanza bene, 356 punti. Allora, in porta Jesus Ruiz dell'Alcorcón, vabbè, ha preso un gol, vabbè. Joly dell'Auxerre bene, terzino che sta facendo diversi bonus e quindi mi ha comunque permesso di prendere un buon voto. Artel che gioca nel San Pauli, ha fatto gol nel match col Paderborn, quindi sono contento. Poi Gruhl devastante come al solito, Rapid Vienna. Atik in realtà malissimo perché la sua squadra ha perso 3-0, ma 79 punti da capitano. Devo dire, non mi aspettavo molto peggio, anche perché in realtà sono abituato in maniera diversa. Avete visto sempre formazioni di Premier, Serie A, Bundesliga o Ligue 1. Abbiamo provato un po', ho provato quantomeno a prendere giocatori anche da campionati strani, che comunque conosco, ma non benissimissimo. Per il resto, allora, Serie B, tanta roba, ragazzi. 224 punti, tanta roba. Peccato per Verdi che non ha giocato, per il resto però Del Prato vabbè ha perso 12 punti, però sono tanti. Molto bene Busio, molto bene Casami, molto bene Palumbo, De Luca devastante, 50 punti, l'avessi messo capitano avrei fatto un punteggio astronomico. Mann 20 punti solo perché era capitano. Quindi bene, poi ho preso anche Pirlo, diciamo che ho scommesso la Samp contro la Ternana e mi è andata bene, quindi devo dire bella giornata. Se vediamo un po' la classifica generale per quanto riguarda questa singola giornata, sono arrivato 169esimo, tanta roba, su ovviamente 12.000 che sono in totale la classifica generale, quindi una giornata devo dire molto positiva, così come in Premier League, dove sto piano piano recuperando terreno. Perché è andata molto bene questa giornata. Sono ancora lontanissimo dal primo e recuperarlo sarà veramente difficile. Però 60 punti, tanta roba. Salah devastante, Diaby devastante, Bowen devastante. Bene anche i difensori stranamente, Kerkez, Ruben Dias. Quindi una giornata molto positiva. E quindi bene così. Ho anche tre attaccanti, quindi incredibilmente dopo mesi posso scegliere se mettere un 3-5-2 o un 3-4-3, perché ho anche un attaccante da poter scegliere in panchina, quindi bene. Tra l'altro il punteggio più alto è 120,
Me lo fai vedere? 120 aveva Konsa, Son, Palmer, Isak. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Panchina pure Bowen e Martinez. Vabbè. Vabbè, lasciamo stare. Andiamo in Eurolega, dove, attenzione, perché potrebbe essersi riaperto il campionato. Vabbè, 0-0, una giornata non positivissima. Vi ricordo che comunque mancano 6 gare, quindi 18 punti a disposizione e io ho un vantaggio di 15 punti. Quindi adesso, scaramanzia a parte, devo perderle praticamente tutte. Però, chissà, può accadere. Tra l'altro adesso 10 giorni prima della prossima giornata, non so perché. Perché evidentemente non giocano tutti in contemporanea. Comunque, 64. Partita strana. Purtroppo ho sbagliato un po' le scelte davanti. Nuamah e Dembélé in panchina. Davanti, ma malissimo. A Kane al 90esimo hanno annullato un gol. Quindi con quello potevo anche vincere. Però, Oblak 5, Singo 5,5, Raum 6,5, vabbè. Frimpong e Buligieux male, Dani Olmo 7, Golovin l'unico che ha fatto qualcosa 7,5, Bruno 6, Lacazette 5, Kane 5, Openda 5,5, giornata veramente brutta, forse una delle peggiori, non ho mai fatto credo un punteggio così basso, anche lui non è che sia andata così bene, nessun bonus, qualche 6,5 qua e là, però veramente, veramente male, giornata un po' così, però signori io direi che possiamo salutarci qui, noi. Ci vediamo alla prossima, con un prossimo video. Ciao a tutti!